Questa mattina io e il vice sindaco siamo venuti a esprimere la solidarietà ai lavoratori. Questa è una notizia che non ci voleva, l'abbiamo saputo appunto ieri, come gli stessi lavoratori. Noi oggi pomeriggio abbiamo chiesto di incontrare la RSU anche con i sindacati provinciali in modo da fare il punto della situazione. Poi dopo vogliamo contattare anche la proprietà perché vogliamo capire quali sono le loro mosse. Mi pare di capire che la situazione è molto, molto grave. A me quello che dispiace è che non c'è stata una comunicazione magari preventiva, oltre che agli stessi lavoratori, ma alle associazioni sindacali. Questo mette in difficoltà tutto l'intero territorio perché ci sono, come è stato detto, circa 80 dipendenti e quindi sono tante famiglie che sono a carico e quindi la difficoltà è enorme. Cercheremo di fare quello che è possibile per un'amministrazione, ma vogliamo esprimere la solidarietà e siamo vicini ai lavoratori e alle lavoratrici. Ieri in Confindustria semplicemente ci hanno detto: ma siccome gli ammortizzatori sociali sono stati riformati, non c'è continuità, è impossibile che ce la diano, non la chiediamo neanche. Io credo che questo sia già un atteggiamento di per sé molto sbagliato. Non è che solo il sindacato, solo i lavoratori debbano fare tutto il possibile per provare a comunque andare avanti in qualche modo, allungare e magari trovare anche una soluzione. Io credo che l'azienda in primis debba farlo, quindi già questo atteggiamento qua credo che sia stigmatizzabile, assolutamente. Noi per questo stiamo già protestando, vogliamo convincerli a quantomeno a provare a chiedere una cassa integrazione. Ci sono dei progetti a livello di Regione Lombardia per il ricollocamento che danno accesso agli ammortizzatori sociali, però li deve chiedere l'azienda. Noi a breve li chiederemo di incontrarli per vedere se almeno rispetto all'incontro di ieri hanno cambiato idea su qualcosa. Sì, è una notizia che non ci aspettavamo, proprio fino a ieri mattina, quando convocandoci l'azienda ci ha detto che ha intenzione di chiudere entro fine gennaio e noi riteniamo che sia fondamentale invece poter dare continuità a questa azienda anche con la cassa integrazione, in modo che ci possa essere qualche eventuale player che volesse acquisire o comunque subentrare nella proprietà per rilanciare questa azienda, perché siamo in un territorio che ne avrebbe proprio bisogno.